I residenti, una buona parte, e decine di commercianti ricicalesi si sentono chiusi in gabbia. L'ennesimo cambiamento della viabilità da una settimana ha mandato in tilt la circolazione nel quartiere di Nocera Inferiore. 22 esercenti commerciali hanno inviato un foglio con altrettanti timbri e firme per rappresentare la sofferenza delle attività produttive al sindaco Manlio Torquato. Sono arrabbiati anche i residenti. È assurdo aver creato due sensi unici paralleli, affermano quanti dicono no al provvedimento disposto dal comandante Giuseppe Contaldi. Oggetto degli interventi è stata, ancora una volta, via Salvatore d'Alessandro. Non c'è pace, dunque, per i sensi di marcia nella popolosa zona della città capofila dell'Agro. In questa zona negli ultimi 4 anni i sensi di marcia sono cambiati periodicamente ogni 7-8 mesi, sembra quasi un gioco, ma per noi commercianti assicuriamo all'amministrazione comunale che non lo è, avrà a che fare con continui cambiamenti. È assurdo pensare che da qui Cicalesi, adesso non è il quartiere di una volta, è quasi una città all'interno della città, per arrivare al centro, che in linea d'aria sono circa 800 metri, si deve fare un giro di 3,5 km, passando per un altro comune, per Pagani, forse abbiamo un primato qui, è successo solo qui. Oppure l'altra strada, andare a San Mauro e tornare indietro e i chilometri diventano 4, quindi molto dispendioso per i cittadini, e quindi penso che il disagio adesso stavolta è da parte di tutti. È anche una questione di sicurezza, perché qui negli orari di punta della scuola, entrata e uscita, un'ambulanza potrebbe rimanere bloccata anche per diversi minuti, ma poi c'è anche qualche furbetto che fa il controsenso rischiando di mettere in pericolo chi invece rispetta questa nuova viabilità. Sicuramente è così, facendo due strade che scendono tutte nella stessa direzione si crea un imbuto e i mezzi di soccorso potrebbero rimanere intrappolati. E danno anche la possibilità ai furbetti, che sono quasi costretti, anche se non si dovrebbe mai fare, però si trovano un attimino veramente in difficoltà. Una soluzione potrebbe essere regolare la viabilità solamente negli orari di entrata e uscita da scuola, perché si è capito che quello è il problema dei cicalesi. Questo orario si potrebbe disciplinare, diciamo così, meglio il traffico, facendo addirittura i divieti di transito. Però noi saremmo anche disposti, diciamo così, ad accettare un divieto di transito per quello, però ecco, limitato, diciamo così, alla mezz'oretta dell'entrata delle scuole o dell'uscita delle scuole. Poi volevo aggiungere un'altra cosa, ma il giro che noi facciamo può essere disciplinato da un semaforo? A via Fiuminale, chiaro, può esserci un semaforo che mi consente di passare a tempo? E la stessa cosa dicasi per via Scalfati, ecco, cioè quando io mi metto su via Napoli, ma devo aspettare il buono di cuore che mi fa passare, o può essere meglio disciplinata da un semaforo? Io voglio aspettare un minuto e mezzo, 2 minuti, però so che dopo 2 minuti io passo, diciamo così, e evito i soliti furbetti che mi sorpassano a destra, perché poi devono praticamente passare prima degli altri. Ma queste cose sono alla luce del giorno, voglio dire, ma è mai possibile che l'amministrazione comunale queste cose non le guardi?